Buongiorno. Oggi per poter confermare la mia ricerca sull'acqua vorrei dare un esempio interessante che ho trovato in un film moderno su una struttura acquosa. Questo esempio è il film A Cure for Wellness, che in italiano sarebbe La cura del benessere del 2016 di Gore Verbinski. Cosa voglio spiegare qua, questo film? Sappiamo che c'è questo sanatorio, che c'è un ragazzo che deve cercare un capo di una grossa compagnia e che si trovano dentro le terme nell'Austria per poter guarire e trovare questa cura. Cosa volevo dire all'inizio? Trovare la referenza medievale che fa il dottore, il barone alla fine. Di le sanguisughe che si sono nello stomaco per le malattie. Questo è per estrarre il male che si trova dentro il corpo, no? Questo è interessante perché la tesi principale che si svilupperà in tutto il film è semplice, ma di una profondità grandissima, dove si dice di forma esplicita che la vera cura per l'assistenza è la malattia. È come È un po' è lacaniano, freudiano, alla fine è come goditi la tua malattia, imparare a convivere con noi stessi, con l'esistenza e poter sopravvivere alla nostra malattia, cioè al vivere. Con questo vorrei anche spiegare altri due punti. Il caso del giovane Lothar, che alla fine del film non si sa se lui diventerà un nuovo barone, visto che si è portato via la ragazza. E un altro punto, come l'uomo, per poter uscire da se stesso dentro la sua formazione embrionale, già sia stando 9 mesi dentro la pancia della sua madre, devi lottare con se stesso per poter uscire da quelle spazie là. Per poter uscire da quelle spazie annegato dove siamo tutti. Siamo completi, abbiamo il sentimento oceanico, freudiano, alla fine non vogliamo uscire, ma vivere è precisamente uscire da quel benessere malato. Con questo vorrò spiegare solamente tre cose: la funzione di queste sanguisughe che ci sono è purtroppo secondaria. Penso che lo elementale sia l'acqua, quell'acqua di quel settore, la montagna permette a se stessa di. L'acqua permette a se stessa di donare più vita, ma mai senza togliere qualcosa. Allora, le sanguisughe possono vivere solamente nel mondo normale, penso 12 anni, là 300. Così capita con gli esseri umani, ma noi dobbiamo estrarre, soprattutto per un metodo di decantazione, qualcosa del genere, questo elixir ideale per poter sopravvivere. Da là volevo spiegare tre punti. Cosa significa? L'acqua normale, che sarebbe il simbolo nel villaggio della birra, diciamo l'acqua per il popolo. L'acqua speciale, che sarebbe l'acqua delle sanguisughe, un'acqua umana, che sarebbe bere la malattia, e un quarto tipo di acqua, che sarebbe l'elixir blu per poter diventare immortale. Ma c'è una quinta cosa sempre semplificata per il sangue. La perdita, come dire, lo spirito in questo film diventa sangue. Così una struttura di questa tipologia acquosa ci può portare a una comprensione generale anche della figura di sorella e padre, nel senso che solamente si può essere eterno in ciò che ci appartiene, in ciò che è uscito da noi stessi, non allontanarsi dalla nostra propria fontana. Perciò la possibilità di sviluppo, no? Ma sempre quella creazione, perciò non si vuole creare nel film, se vuole solamente non più che riposare, un postergare la vita, perché ogni riproduzione, ogni generazione non è altra cosa che una nuova forma della malattia. E là si trova la chiave di questo film. Così in generale, con questi alcuni appunti, vorrei finire. Grazie mille, buona giornata.